Gigi D'Alessio è in vacanza con suo figlio Andrea. Ecco il commento di Anna Tatangelo. Nonostante il cantante abbia più figli, non ha mai tralasciato nemmeno uno di loro. Gigi D'Alessio sta trascorrendo una splendida vacanza con il figlio Andrea. Nonostante abbia due figli più piccoli nati con l'ultima compagna, Denise Esposito, il famoso cantante non tralascia mai nessuno. Si vede, infatti, sia da come ne parla, sia quanto spesso passi del tempo insieme a loro, quanto tenga a tutti. Da poco, ricordiamolo, è nata la piccola Ginevra in casa d'Alessio, ed è sicuramente la più piccina. Con Denise Esposito, poi, ha anche un altro bambino, Francesco. Impossibile poi non citare, tra tutti gli altri, Luca. Conosciuto anche come LDA, è sicuramente il più famoso in quanto ha partecipato anche ad Amici. Ora che è col piccolo Andrea, ecco che arriva anche il commento di mamma Anna Tatangelo. Scopriamo che cosa ha detto Gigi D'Alessio, vacanza con il figlio Andrea. Ecco il commento di mamma Anna Tatangelo. Non è certo facile portare un cognome così importante come D'Alessio, specie quando si è piccoli. Andrea, però, sembra essere tanto felice e vive con serenità i suoi anni di adolescenza. Nell'ultimo post che ha pubblicato il papà Gigi, infatti, è ben evidente che abbiano trascorso una gran bella giornata di mare insieme. L'acqua era limpida, quasi come fosse una piscina naturale, e poi i due si sono posti davanti alla telecamera sorridenti e facendo smorfie. Ecco che è arrivato subito il commento di Anna Tatangelo. Quest'ultima ha subito scritto: cucciolo, con tanto di cuore e un bacetto. Insomma, un momento tenero in famiglia. Anche se Gigi e Anna si sono ormai lasciati da tempo, possiamo immaginare che abbiano un bel rapporto, almeno per il bene del figlio. Oggi Andrea è un adolescente molto solare e vivace, nonostante la separazione di genitori. I due non stanno ormai più insieme dal 2020. Nel 2017 ci fu una prima crisi, ma dopo un breve distacco riuscirono a tornare insieme. Purtroppo, però, qualche anno dopo è avvenuta la rottura definitiva. L'aspetto sicuramente maturo e bello di questa storia è che hanno mantenuto comunque rapporti civili, proprio per il bene del figlio. Non dimentichiamo che la stessa Tatangelo qualche tempo fa aveva chiarito di non essere tornata con Gigi, ma che comunque capita che si vedano proprio per il figlio. Separarsi non vuol dire odiarsi e magari, qualche volta, si sono ritrovati anche a pranzo insieme la domenica. Insomma, hanno un rapporto veramente speciale e questo, sicuramente, farà molto bene al figlio. In generale, Gigi ha sempre dimostrato di tenere a tutti, indistintamente e di avere in generale un grande cuore.